Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 6 luglio. La SAV, Sorveglianza Aerea Veneta ODV di Chioggia, ha voluto organizzare un evento dedicato agli ospiti della cooperativa Margherita di Sandrigo nel Vicentino per un progetto sociale in cui metterà a servizio le proprie peculiarità. Il progetto sociale Accorciamo le distanze prevede quindi l'iniziativa sviluppata dal mondo dronistico Droni Senza Barriere ed è stata fortemente voluta dai membri dell'ODV che hanno organizzato una mattinata dedicata a questi visitatori speciali in modo da far loro conoscere la nostra città e alcune tra le nostre unicità. Per i 6 ospiti, i 3 accompagnatori e per gli altri visitatori appartenenti alla SAV provenienti dal Vicentino, il programma prevede la passeggiata sul Corso del Popolo, la visita al mercato ittico al minuto che per chi viene da fuori Chioggia è una tappa ambita, la gita in barca a bordo del Bragozzo Ulisse per visitare la nostra laguna, la visita al Museo di Biologia Marina per conoscere la nostra Olivia che siamo certi stupirà i ragazzi, una prova di utilizzo dei droni attraverso simulatori di volo così che i ragazzi possano conoscere questo strumento affascinante. Al termine, rinfresco per tutti presso il Baccaro Le Sirene, dove sarà consegnato agli ospiti un attestato di partecipazione. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Chioggia, è resa possibile grazie al sostegno degli sponsor che hanno contribuito con le loro attività alla buona riuscita dell'evento. La SAV posizionerà a Vigo il proprio gazebo, anche per chi vorrà saperne di più sulle attività in programma. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ciao Chioggia Azzurra, la scomunica di Viganò, che fa capolino in terza pagina sui giornali di questi giorni, sembra l'eco di un lontano passato, fatto di cavalieri, imperatori, papi della nobiltà nera romana, contesse che abitavano in castelli fiabeschi e crociate, abortite per accordi commerciali sotto banco e di buonsenso contadino. E invece la scomunica si inserisce nel derby più atteso della politica, che cade ogni 4 anni come i mondiali di calcio, le elezioni presidenziali americane. La storia della Chiesa Cattolica americana è stata evocata proprio da Biden in questi giorni, quando ha ricordato che prima di Kennedy non c'era mai stato un presidente cattolico e che lui bambino aveva espresso il desiderio, come nelle preghiere della sera, e si era chiesto perché non avrebbe potuto esserlo anche lui. Un lapsus freudiano forse, di fronte alla corsa al calcio dell'asino a cui stiamo assistendo in questi giorni per convincerlo a mollare. Viganò rappresenta la corrente più conservatrice della Chiesa, più favorevole a Trump, al punto da giustificarne l'assalto a Capitol Hill. E non si può dire che i giudici della Corte Suprema da lui nominati non abbiano ricambiato il favore, mettendo una pietra semitombale sulla famosa sentenza a favore della libertà di aborto delle donne Roe vs. Wade del 1972, che per più di 50 anni aveva stabilito la sussistenza del diritto delle donne ad interrompere la gravidanza. Come leggere dunque la scomunica adesso di Viganò di Papa Francesco? In genere tollerante anche verso la fronte insofferente nei suoi confronti, che lo ha sempre giudicato come un golpista di Papa Ratzinger. Sicuramente la mossa ha più di una lettura e di un fine, in un periodo turbolento che ricorda il clima medievale delle crociate, le guerre per una giusta causa che forse tanto giusta non lo era.
Siamo con Cristian Colombo alla sede di AF Energia in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Sono state scoperte altre due truffe. Ormai sei il mago delle truffe, le trovi tutte tu. Purtroppo sì, però non è una cosa bella. Abbiamo scoperto altre due truffe. Un cliente di Porto Gruaro, al quale è arrivato il nostro servizio, fortunatamente, si è accorto di aver cambiato fornitore. E gli hanno fatto il contratto addirittura a ottobre del 2023 e se ne è accorto solo questa settimana qua, perché non vedeva più ricevere le sue bollette normali. A un certo punto si è insospettito, ha chiamato mio fratello Matteo, perché questa truffa qua l'ha scoperta mio fratello, che l'abbiamo istruito come fare, e si sono accorti che non era più in fornitura con loro, quindi hanno fatto la verifica e hanno visto che anche in questo caso qua, ormai possiamo dirlo tranquillamente, è un contratto dell'Enel. Poi questa mattina ne abbiamo scoperta un'altra, cliente di Mestre. Allora, quest'altro cliente di Porto Gruaro l'hanno messo residente a Milano, sempre hanno cambiato l'indirizzo di residenza, hanno messo la mail fasulla creata appositamente. Sempre Virgilio? Virgilio, no, in questo caso qua abbiamo libero. Ah. Numero di telefono fasullo, firme false. E invece quest'altra cliente di Mestre, scoperta stamattina, l'abbiamo contattata, gli abbiamo detto: per caso hai fatto un contratto con un'altra società? No. E là abbiamo capito subito che eravamo nella stessa situazione delle truffe precedenti. E praticamente abbiamo recuperato il contratto, questa cliente residente a Mestre gli hanno messa residente a Pompei, a Napoli, quindi l'hanno resumata dai ceneri del Vesuvio. E gli hanno cambiato la mail, questa qua hanno messo mail Virgilio. La mail serve per portare a termine questa truffa, ricordiamolo, sì. Perché gli agenti creano appositamente questa mail per ricevere il link di sottoscrizione del contratto da parte dell'Enel, che loro poi cliccheranno in maniera autonoma all'insaputa del cliente. Purtroppo ci dispiace dirlo, noi non vogliamo dirlo, però si parla sempre della stessa agenzia e vediamo che ci sono più codici agenti diversi. Quindi questa situazione qua è un po' strana, non so se siamo d'accordo, adesso saranno i carabinieri a fare le loro indagini. Abbiamo fatto la denuncia come al solito, adesso provvederemo a mandare la denuncia tramite PEC all'Enel e attenderemo la risposta, che ormai sappiamo qual è, ci risponderanno: abbiamo visto che tu sei stata vittima di una truffa, pertanto le bollette che riceverai non dovrai pagarle. Almeno un lato positivo su tutta questa faccenda c'è, che il cliente si farà un mese di fornitura, due mesi gratis praticamente. Poi adesso è anche caldo, Michela, quindi abbiamo il condizionatore a manetta. Sì, quindi, ecco. Un risparmio. Sì, però involontario e non dovuto. Sì. Non... sarebbe bello che non succedesse, perché comunque sono cose che fanno perdere tempo e possono creare dei danni, perché in questo caso qua, Michela, ce ne siamo accorti che la cliente stava switchando da un altro fornitore. Però, come è successo due settimane fa, che non era una nostra cliente, è stata vittima di questa truffa, se ne è accorta troppo tardi e si è trovata senza energia elettrica. Questa signora qua ha dovuto andare a dormire a bordo di una barca per una settimana. Ecco, quindi questi agenti qua non si rendono conto che per prendere quattro spiccioli creano dei disagi enormi. Ma anche del reato che eventualmente possono commettere, perché non stiamo parlando di una cosa legale, tra virgolette. Il reato che loro stanno commettendo è la sostituzione di persona, e poi i carabinieri di Moiano hanno individuato un altro reato che si è configurato, che è la falsità di materiali in atto privato. Quindi non so le pene quali siano, non so se si rendono conto a cosa vanno incontro. Spero che Enel in qualche modo agisca, perché questi due contratti qua che abbiamo trovato, quello che abbiamo trovato questa mattina, è datato 27 maggio. Ricordiamo che la prima denuncia l'abbiamo fatta il 20 aprile, quindi questo mi fa capire che secondo me Enel non sta prendendo dei provvedimenti, oppure li sta prendendo ma sono molto lenti, forse i risultati li vedremo andando avanti. Però la truffa non sta diminuendo, ma stanno continuando. Quindi non siamo sicuro, vediamo cosa succede, speriamo che la giustizia faccia il suo corso. E anche velocemente, anche velocemente. Perché se tanto mi dà tanto, queste e siamo contratti ce ne sono insomma in giro. Eh sì, ormai questo qua, quello di questa mattina è l'11° caso da aprile ad oggi, quindi 4 mesi. Di quelli di cui vi siete accorti. Di quelli però, di cui ci siamo accorti. Però per accorgervene dovete fare un bel controllo. Dobbiamo vedere i clienti che stanno switchando da un altro fornitore. Esatto, dovete fare un controllo uno a uno. Esatto, e il fatto è che chissà quanti ce ne saranno in giro a Chioggia, in Veneto o in Italia, che sono vittima di questa truffa e nemmeno se ne rendono conto. Esatto. E tanti si
sicuramente non vanno neanche a denunciare per non perdere tempo, perché poi sai c'è un iter burocratico che è molto lungo e spesso e volentieri, come abbiamo già detto, gli agenti restano impuniti, quindi tanti rinunciano a denunciare, quindi chissà quanti casi ci sono ancora in giro che non se ne rendono neanche conto. Fortunatamente, grazie ai nostri servizi che abbiamo fatto, che sono arrivati addirittura fino a Porto Gruaro, stanno venendo a galla queste situazioni. Quindi io spero che si fermano queste situazioni, però se non dovessero fermarsi, rinnoviamo l'invito a denunciare i carabinieri e eventualmente a rivolgervi a noi. Siamo qua in Viale Mediterraneo, 135 Sottomarina, vi aiutiamo gratuitamente a capire come sbrogliarvi dalla matassa e troviamo una soluzione insomma assieme. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Da oggi sabato 6 luglio sarà operativo l'Isola Verde nella parte nord dell'Isola Verde vicino alla foce del Brenta nel campeggio Smeraldo, spiaggia Smeraldo, dove appunto c'è l'amico Gianni Bosco Lo Spiga che diciamo da anni è stato promotore di avere insieme appunto l'ASL 3 diciamo un punto di soccorso per i bagnanti e l'ambulatorio mobile che è stato presentato nell'ambito ancora del programma Vacanze Sicure di quest'anno sarà appunto da oggi operativo a Isola Verde. Ricordiamo che questo programma è stato un investimento molto importante da parte dell'ASL 3 Serenissima, che è andata a potenziare soprattutto il sabato e la domenica diverse aree, tra cui c'è stata la disponibilità. Ricordiamo l'ambulatorio che c'è nella sede Ascot, sempre nella parte nord di Sottomarina, poi c'è la sede, un altro ambulatorio alla Storia e poi al nuovo stabilimento Stella Maris, un altro ambulatorio con tutte le più diciamo attrezzature più moderne. Quindi ricordiamo ancora che questo importante investimento è stato fatto per diciamo accogliere la grande massa di turisti che durante il periodo estivo, per fortuna speriamo che la stagione sia partita, arrivano. Ricordiamo che domenica scorsa era proprio pieno dappertutto e queste diciamo migliori prestazioni per il fatto di avere appunto diciamo tutti gli orari coperti anche da più specialità e non è solo per i turisti ma è anche fortunatamente per diciamo per i locali. Se ricorderete uno degli interventi quando ho avuto bisogno diciamo di assistenza al pronto soccorso c'erano qualche turista ma c'erano anche molti chioggiotti, è successo appunto un sabato e una domenica. Vi lascio il link in descrizione per ricordarlo. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Dunque, ci è stato confermato che Marco Marchetto Penzo è stato tradotto in carcere, ovviamente Santa Maria Maggiore. Al momento della registrazione del video non ne conosciamo le motivazioni e né se è legato a qualche evento ultimo oppure è perché sono andate, diciamo, sono diventate efficaci le varie denunce che sono state fatte. Ricordo che io stesso l'ho denunciato più volte per numerose aggressioni e sappiamo che è stato portato dalla Polizia di Stato e non dai Carabinieri. Onestamente, pur diciamo avendo un certo rammarico che un giovane ragazzo finisca in carcere e che abbia la vita segnata da questo problema enorme di tossicodipendenza, non vi nascondiamo che diciamo è un sollievo e speriamo che per qualche tempo possa rimanere in carcere, perché credo che sia veramente l'unica possibilità
che possa essere recuperato. La cosa migliore sarebbe che rientrasse su una comunità, e purtroppo quando le persone sono fortemente, diciamo, posso dire, prese da queste dipendenze, è molto difficile. Però ci sono dei casi, ne abbiamo avuto uno in particolare che non possiamo citare, ma che appunto anche lui ha avuto problemi di tossicodipendenza, è riuscito ad andare in ci vuole la loro volontà, andare in comunità, e lì si è disintossicato, ha trovato il lavoro, ha trovato una brava ragazza e sta lavorando, e lo salutiamo anche perché segue tutti quanti i nostri interventi. E qualche volta mi ha anche telefonato dicendo: ma Andrea, io che ho fatto due sciocchezze, effettivamente ha fatto qualche sciocchezza, sono andato a finire in galera 3 mesi, Marco penso che ne fa di tutti i colori, come mai ancora piede libero? Ecco, una bella domanda. E sapete che c'è questa legge Cardabia che entra in funzione col solo se ci sono le denunce, ma che sappiamo che denunce se ne sono state fatte tantissime. Sappiamo che ha avuto, diciamo, addirittura 2 denunce perché è stato trovato in possesso di coltelli, uno di questi della lunghezza di 30 cm. Adesso vedremo se finalmente qualcuno si è reso conto che questa persona a Chioggia sicuramente avrebbe potuto creare cose veramente molto gravi. In attesa di sapere, diciamo, maggiori informazioni, confidiamo che possa essere messo in condizione di non nuocere né a se stesso né agli altri. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 6 luglio, è la farmacia Cutula che si in Riva Vena a Chioggia, ma anche la farmacia Iaccheri a Valli in via Romea, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove abbiamo già iniziato a prendere le prenotazioni per i testi scolastici. Vi ricordo il sito chioggiazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Vi ricordo l'app Chioggiazzurra e il canale YouTube Chioggiazzurra. Ciao a tutti.